Perché si è reso necessario un documento di consenso internazionale sulla terapia di resincronizzazione nello scompenso cardiaco? Da molti anni esistono, come sapete, le linee guida. Le principali società scientifiche internazionali, ma anche nazionali, l'AIAC stessa, periodicamente sviluppa le linee guida. Ricordo che l'AIAC ha le linee guida sull'impianto defibrillatore del CRT eseguite alcuni anni fa e che sono ancora tuttora valide. Tuttavia, le linee guida sono focalizzate su un punto principale, e cioè quando è indicata una certa terapia, nella fattispecie quando è indicata la terapia di resincronizzazione. Per motivi di spazio, ma proprio per la struttura stessa delle linee guida non entrano in un dettaglio altrettanto importante, e cioè come eseguire questa resincronizzazione. E questo è particolarmente importante nel campo della sincronizzazione perché, nonostante tutti gli sforzi fatti in questi 10 anni circa di resincronizzazione, tuttora purtroppo il 30-40% dei pazienti è definito in qualche modo non responder. Ora, la definizione di non responder è variabile da esperto a esperto, da lavoro a lavoro, però globalmente dobbiamo dire che il 30-40% dei casi i cardiologi e i loro pazienti non sono soddisfatti appieno della terapia di resincronizzazione. Uno dei motivi ovviamente non è eliminabile, e cioè che ci sono casi in cui la resincronizzazione proprio non può funzionare. Ma siamo tutti molto convinti che questo percentuale del 30-40% potrebbe drammaticamente ridursi se, oltre a porre le indicazioni più appropriate, fossimo in grado anche di eseguire la resincronizzazione nel modo più appropriato. Ed è per questo che credo per la prima volta due associazioni di settore internazionale, cioè l'European Rhythm Association, che raccoglie tutti gli aritmologi europei, e l'Heart Rhythm Society, che raccoglie tutti gli aritmologi e elettrofisiologi americani, si sono unite per cercare di definire degli standard di qualità per eseguire al meglio la terapia di resincronizzazione. Questo consensus expert è stato organizzato principalmente dall'Associazione Europea. Il panel è stato costituito da circa 30 esperti cardiologi, grosso modo per metà europei, per metà americani. I lavori della commissione sono durati circa un anno, ci siamo incontrati 3 volte in seduta plenaria e più, come spesso si fa in queste situazioni, molte volte tramite teleconferenze o semplicemente scambio di email, per arrivare poi a trovare un consenso il più largo possibile sulle indicazioni finali, tant'è vero che su alcune indicazioni controverse c'è stato addirittura poi una specie di sondaggio di votazione fra tutti gli esperti per cercare di raggiungere il massimo consenso. Quindi direi che il documento è stato abbastanza accurato da questo punto di vista. In pratica, in cosa consiste questo documento? È diviso in varie sezioni, prima, durante e dopo la procedura. Qual è lo standard, il miglior standard di qualità delle cose da fare prima, durante e dopo la procedura? Quindi prima, come screenare il paziente, come verificare che la terapia medica sia ottimale, come eseguire i test, come interpretare i test e così via. Durante, quali sono il modo migliore di fare le procedure? Soprattutto come incanulare il seno coronarico, qual è il punto migliore dove inserire il catetere, come essere sicuri che quello è il posto migliore, come evitare le complicanze, per esempio come fare di fronte a pazienti che sono in terapia anticoagulante, antiaggregante e tutte queste cose. Alla dimissione del paziente, come ottenere la migliore resincronizzazione, quali sono i metodi per valutare la migliore resincronizzazione, metodo empirico verso il metodo ecocardiografico.
come fare in modo di ottenere il 100% di stimolazione biventricolare. Uno dei problemi principali della stimolazione CRT è che purtroppo in molti casi non si riesce a ottenere una stimolazione biventricolare in tutti i battiti cardiaci, vuoi perché c'è fibrillazione atriale, vuoi perché sono estrasistoli, e quindi bisogna alla dimissione cercare di ottenere il massimo di stimolazione biventricolare. E infine come eseguire il follow up, quando eseguirlo, come fare a reottimizzare i pazienti, cosa fare nei non responder, quali criteri alternativi, quali terapie alternative nei non responder. E il ruolo del monitoraggio remoto, che si sta rivelando in questi ultimi anni un grosso vantaggio in queste terapie così complicate. Da un lato abbiamo questo documento di consenso, dall'altro le linee guida come quelle europee sull'impianto del pacemaker e sulla terapia di resincronizzazione, che sono in fase di aggiornamento. Come questi due strumenti possono orientare la decisione clinica? Le linee guida della Società Europea sull'impianto di pacemaker CRT saranno pronte nel 2013, sicuramente saranno presentate ad Amsterdam al Congresso Europeo di Cardiologia, forse saranno presentate in anteprima anche ad Europace ad Atene a giugno. Per cui avremo due documenti che devono essere considerati complementari, le linee guida focalizzate principalmente su a chi impiantare un CRT. Il documento di consenso è come fare per impiantarlo nel modo migliore. Come ricordava prima, l'AIAC ha già prodotto delle linee guida sull'impianto dei defibrillatori da CRT. È previsto che vengano aggiornate sulla base di questi due documenti internazionali? L'AIAC ha prodotto le sue linee guida sul pacemaker CRT alcuni anni or sono, il chairman era il dottor Lunati. Seppur queste linee guida siano in gran parte tuttora valide, credo che ci sia adesso anche alla luce di questi documenti internazionali la necessità di rivederle, di aggiornarle. Adesso non so se l'AIAC vorrà fare linee guida sue proprie oppure semplicemente recepire questi due documenti, quello di consenso e linee guida dei pacemaker CRT, tradurle in lingua italiana e ovviamente integrarle con le note necessarie, perché ogni nazione, ogni associazione ha delle peculiarità che è bene che vengano messe in mostra, per esempio con delle note a margine, per meglio permettere l'implementazione di linee guida internazionale per i cardiologi e i pazienti italiani.